Ciao a tutti ragazzi, qui è FortiGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi vedremo un nuovo glitch che è uscito fuori, che in pratica sfrutta una meccanica delle vending machines per fare un sacco di XP. L'avete visto proprio a inizio video. È un processo piuttosto complicato, ve lo faccio vedere, ma solo ed esclusivamente a scopo informativo ragazzi, non fate questo glitch. Soprattutto ragazzi perché nel regolamento di Fortnite c'è scritto di non farlo. Quindi mi raccomando, ve lo lascio vedere, ci divertiamo tutti quanti perché è una cosa carina. Mi raccomando però prima vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno su Fortnite capitolo 3. Lasciate pure un like che male non fa. Come prima cosa dobbiamo andare in creativa. Una volta in creativa dovrete girarvi verso sinistra e andare verso questi due portali. Dovrete inserire due mappe. Il codice da mettere sulla sinistra, ragazzi, lo vedete lì: 5185-0274-7658. Accettate e mettete questa mappa che si chiama God Mode. Dall'altro lato, invece, mettete un'altra mappa, che è questa qui: 7175-1557-3789. Accettate, è una Defran. Aspettiamo un po' che si carichino entrambe. Ed entriamo nella God Mode, che è la prima mappa. Qui ragazzi prendiamo come prima cosa il flopper, lo shadow flopper, quindi il flopper Umbra, e poi le monete che ci vengono date praticamente infinite, e usciamo dalla God Mode con questo rift. Una volta fatto ragazzi, i nostri poteri in God Mode non ci saranno levati, infatti come potete vedere io potrò fondamentalmente volare. Quello che voi dovete fare è mettervi proprio in direzione di questa mappa e senza muovervi dovete solo salire molto in alto ragazzi, e poi iniziare a muovervi andando in avanti. Così facendo raggiungerete la mappa senza teletrasportarvi, che è una cosa molto importante da fare. Ad un certo punto vi verrà caricata la mappa e quello che voi dovrete fare è raggiungere la zona in avanti a destra, quindi l'angolo a destra della mappa. Una volta fatto utilizzate il flopper Umbra, attivatelo e passate sotto la mappa in modo da trovarvi qui. Andate nel vostro inventario e lasciate tutte le monete che avete. A questo punto ragazzi rigeneratevi, fate respawn, una volta riavviata la partita le monete si possono effettivamente prendere. A questo punto io torno al lab, stavolta vado di nuovo nella God Mode, a questo punto andate poi nella XP Map 2 e avviate un game privato, una lobby privata. A questo punto ragazzi avrete tutte le monete necessarie per fare tutti gli acquisti che vorrete e ogni volta che ne farete uno riceverete appunto dei punti esperienza. Ve lo faccio vedere un po' ragazzi, ma assolutamente, ripeto, vi sconsiglio di fare questo glitch. Io l'ho fatto esclusivamente a scopo informativo e di intrattenimento. Sapete che si può fare, stop, ma non lo farò e non ho intenzione di continuare. Infatti ragazzi, per quanto sia figo e facile fare effettivamente questi glitch, io veramente, proprio come Fortnite Gamer, dico non fateli. È brutto snaturare un gioco che ha delle precise meccaniche solo per salire un po' di livello e poi per cosa? Per avere la skin di Spider-Man? No ragazzi, me la faccio giocando, non è assolutamente un problema. Quindi ragazzi, giocate legit, che fa sempre bene. A questo punto ragazzi il video finisce qui, vi ricordo solo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, di attivare la campanellina e perché no anche un like. Noi boys ci becchiamo alla prossima.